5 anni che per noi è sempre 24 agosto. Me lo ricordo come se fosse ieri. Dalla doppia zona rossa, terremoto e pandemia. E ci sono le gru, ci sono i cantieri. Se si potrà dire che qui si può vivere e lavorare in edifici moderni, efficienti, sostenibili, connessi, la possibilità che qualcuno torni è una possibilità elevata. Il luogo dove abbiamo lasciato il nostro cuore e dove vogliamo tornare assolutamente. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Sibilla, le voci della ricostruzione, come ogni giovedì sera. Dunque siamo a raccontare una situazione complessa, ancor di più, sono 6 anni che stiamo sul pezzo e quindi vi aggiorniamo su ciò che succede nel centro Italia. Abbiamo raccontato tanti ritardi, abbiamo raccontato l'avvio tribolato di questa ricostruzione, è arrivata la pandemia e adesso c'è anche un conflitto alle porte dell'Europa. Che ovviamente la priorità, insomma, sono le persone che sono in difficoltà, che scappano dalle bombe, ma ci sono ricadute economiche anche importanti e che rischiano di incidere anche nel cosiddetto cantiere più grande d'Europa. Allora andiamo subito a collegarci per intanto avviare questo tipo di riflessione con Daniel Taddei, segretario della CGIL di Macerata. Ben ritrovato a Sibilla, le voci della ricostruzione. Buonasera, grazie per l'invito. Buonasera a lei. Dunque, la situazione che abbiamo così tratteggiato è ben più complessa, no? E quindi, insomma, il sindacato che si occupa di lavoro non può che essere preoccupato, immagino, di questa situazione. Ovviamente sappiamo che la pandemia ha dato una mazzata, tra virgolette, comparti, alcuni più di altri. Nel momento proprio della ripresa c'è stato il caro energia che ha dato un'altra battuta d'arresto e poi, insomma, il futuro è molto nebuloso, no? Assolutamente, la situazione è più che preoccupante, perché al di là del dramma umanitario che ci coinvolge, come faceva riferimento all'inizio, le ripercussioni, quindi oltre a quelle umane, stanno ripercuotendosi sul settore economico e occupazionale in un territorio che, lo ricordiamo, già viene da anni se non decenni di difficoltà, perché già la crisi Banca Marche diede una grossa mazzata con tanti risparmiatori, aziende e accesso al credito. Poi abbiamo avuto il terremoto con la ricostruzione che, ai noi, dal punto di vista materiale sta ripartendo con una grossa accelerazione, ma dal punto di vista economico e di insediamenti, di progetti di sviluppo, purtroppo non ne vediamo ancora all'orizzonte il profilo. Dopo 2 anni di pandemia che hanno ulteriormente stretto le condizioni di vita di tanti lavoratori, ma i cittadini e delle aziende in generale, perché poi, tra l'altro, in una maniera solidaristica ci si è uniti per combattere questo fenomeno naturale che ci ha colpito. Dopo 2 anni, quando si pensa di uscire da questo periodo, c'è stata questa apocalisse di un conflitto armato che, legata alla crisi energetica che già aveva colpito i cittadini e le aziende, i lavoratori, anche per tutto il tresitto lavoro casa lavoro, con le sanzioni più che legittime per condannare appunto questa aggressione ingiustificata, però stanno mettendo moltissimo in difficoltà le aziende, i lavoratori e i cittadini. Come questa situazione diventa ancora più pesante nell'area del sisma del 2016, possiamo immaginare che potrebbero esserci anche qui delle battute d'arresto? Purtroppo sì, perché è tutto un sistema collegato. Già le aziende, gli insediamenti produttivi sono in difficoltà, particolarmente quelli che utilizzano tanta energia. E se ci si mette poi tutto il contesto economico, occupazionale, ma anche della ricostruzione stessa, è un ulteriore aggravante. Per questo che noi, come organizzazioni sindacali, stiamo
chiedendo delle casse straordinarie come è avvenuto con il Covid, ma soprattutto bisogna saper utilizzare bene i fondi del PNRR che prevedono forme di energia alternativa e uno sviluppo sostenibile, evitando una dipendenza con gli stati esteri. Ecco, in particolare, peraltro, ha nominato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, c'è anche un fondo complementare Sisma che è proprio destinato all'area del centro Italia. Sappiamo insomma che diversi progetti sono sul piatto e che questa è una fase abbastanza decisiva per, insomma, per queste progettualità. Assolutamente sì, nel cratere ci sono questi ulteriori centinaia di milioni di euro, tutti gestiti in questo caso dalla struttura commissariale. Ci auguriamo che siano utilizzati e spesi per far ripartire l'occupazione e l'economia a questi territori che sono disastrati, ma soprattutto in una prospettiva futura che dia speranza e sia legato appunto a un progetto di sviluppo, che non cadano così a pioggia. Ecco, questo, diciamo, abbiamo lanciato uno sguardo al futuro, sperando insomma che sia il più luminoso possibile, nel limite ovviamente della situazione attuale. La situazione attuale, il presente per tante persone sono ancora le SAE, le soluzioni abitative di emergenza, perché sì, la ricostruzione, diciamo, è stata avviata, ma gran parte delle persone devono rientrare nella loro vera abitazione, mettiamola così. E allora, se ci concentriamo proprio su queste soluzioni abitative di emergenza, sulle casette del terremoto, allora apriamo la grande pagina, insomma, che è stata diciamo scritta in prima battuta proprio dalla CGIL di Macerata, che appunto, mentre venivano allestiti questi alloggi di emergenza, si accorse che qualcosa non stava andando bene a livello di gestione di lavoro, di trattamento dei lavoratori. Quindi Taddei, ne è scaturita un'inchiesta giudiziaria, in realtà sono tre i filoni, e c'è un aggiornamento che possiamo dare rispetto a uno di questi tre filoni nella catena degli appalti e i subappalti, insomma, per la costruzione delle SAE, le soluzioni abitative di emergenza. Assolutamente sì, a distanza di 5 anni c'è un'importante novità in uno dei procedimenti su cui la CGIL di Macerata e anche la Fillea di Macerata si sono costituite parti civili. Stiamo parlando del mega appalto vinto dal Consorzio Arcale su commissione della Protezione Civile Nazionale con accordo quadro regionale. In uno di questi subappalti, di tanti subappalti che sono stati fatti, in particolare con il consorzio GIPS, all'interno del consorzio GIPS operavano delle aziende che si sono rese responsabili di gravissime irregolarità per quanto riguarda la contratto nazionale, ma soprattutto salute e sicurezza, un vero e proprio sfruttamento dei lavoratori. E nella scorsa udienza di uno di questi procedimenti, il giudice ha dato la possibilità alla CGIL di Macerata di chiedere di citare in giudizio sia il consorzio Arcale che il consorzio GIPS in qualità di responsabili civili. Questo è un importante passaggio perché sin dal 2017 noi abbiamo sempre ricostruito la catena di responsabilità. Quindi, al di là delle responsabilità contrattuali che avevano di vigilanza, di osservanza e di controllo, c'è una responsabilità morale riguardo a ciò che è accaduto, quindi lo sfruttamento dei lavoratori, ma anche nei confronti dei terremotati che si sono trovati in queste casette in condizioni inaccettabili, tant'è vero sono stati terremotati 2 volte per poter ripristinare un minimo di condizioni. Sì, cioè che aveva fatto il 7° trasloco, insomma, quando diedero problemi appunto le SAE, quando marcivano i tetti.
Esattamente, una situazione inaccettabile, e adesso c'è l'ulteriore responsabilità che è quella civile. Naturalmente il Consorzio Arcale e il Consorzio CIPS si sono costituiti all'udienza, ha sollevato delle eccezioni, e sarà la prossima udienza che stabilirà appunto l'accoglimento o meno di queste eccezioni, ma noi siamo più che fiduciosi perché il contesto su cui si operava per noi è più che chiaro. Perché qui parliamo, ecco, di singole persone, singole ditte, in realtà poi c'è un'inchiesta più ampia di cui si sta occupando la Procura di Ancona, che riguarda proprio anche la vigilanza appunto di questa catena di appalti e subappalti, no? E questo procedimento è in corso, c'è stata una serie di rinvii, peraltro insomma l'ultima udienza, se non sbaglio, c'è stata i primi di febbraio, cioè diciamo l'appuntamento per un nuovo rinvio, e qui ci sono personalità importanti, c'è lo stesso amministratore del consorzio stabile arcale e ci sono anche delle personalità della Regione Marche, della Protezione Civile. Assolutamente sì, perché il soggetto attuatore era la Regione Marche tramite la Protezione Civile e in parte anche l'ERAP, perché le opere di urbanizzazione venivano fatte dall'ERAP. E questo riguarda più che altro appunto la mancata vigilanza dell'ente preposto e dei soggetti che ne erano responsabili in tutta la catena dei subappalti. Purtroppo il sistema giudiziario risente di alcune cavilli burocratici, quindi molto spesso le udienze vengono rinviate per mancate notifiche agli imputati o alle parti interessate. Però ecco, il quadro è molto chiaro, anche se complesso, perché le responsabilità sono molte. Ricordo che nell'altro procedimento che riguardava la ditta Gesti Guanna, sempre facente parte del consorzio GIPS, che aveva preso lo subappalto da Arcale, ci sono state le prime due condanne di due soggetti che hanno patteggiato, e nei prossimi mesi ci sarà l'avvio del processo vero e proprio. La costituzione di parte civile della Camera del Lavoro di Macerata è un'occasione per far risaltare anche responsabilità che non sono prettamente giudiziarie. Tant'è vero che dagli atti che abbiamo acquisiti risulta in maniera chiara, da soggetti stessi, tipo il presidente di GIPS, ma anche dall'imputato Karp Georg di Europa SRL, che è stato il consorzio Arcale a chiamare il consorzio GIPS, in quanto già in passato avevano, sotto altre forme giuridiche di organizzazione, collaborato, e in particolare anche nel terremoto dell'Aquila. Ecco, quindi in qualche modo, secondo lei, Taddei, cosa ci insegna questa storia, insomma, questa ulteriore pagina di post-sisma della gestione delle emergenze? Ha richiamato anche al sisma dell'Aquila, lei, no? Quindi in qualche modo sembra che si tenda un po' a ripetere gli errori, anche se poi le procedure sulla carta, o perlomeno come sono state pensate, sono impeccabili, cristalline, trasparenti. Ricordiamo che questo appalto per la costruzione delle SAE, la gara d'appalto era stata lanciata addirittura nel 2015, quindi molto prima del terremoto del 2016, quindi c'è stato probabilmente tutto il tempo anche per verificare quali fossero le condizioni. Purtroppo questa non è una storia, ma è il presente. Noi abbiamo fatto questa battaglia e la stiamo portando avanti proprio per innalzare il livello di attenzione. E purtroppo è un po' tutto il sistema che non funziona. C'è bisogno di maggiori risorse, c'è bisogno di maggior qualità sia nella prevenzione che nel controllo e nella repressione. Si stanno facendo tanti sforzi, i risultati sono anche sotto gli occhi di tutti, ma dobbiamo ricordare che la criminalità organizzata segue i soldi. Nel nostro territorio arriveranno miliardi
le forme contrattuali che servono a aggirare la normativa a cui faceva riferimento, sì, vengono sempre individuate, perché dietro a questi soggetti, ci tengo a ricordare che tutte le ditte in cui sono coinvolte, anche se i lavoratori o gli imputati in alcuni casi sono stranieri, sono riconducibili a soggetti italiani, e quindi è bene che si faccia squadra tutti insieme. Stiamo attendendo proprio questi giorni, questa settimana, che il prefetto di Macerata convochi le parti, le organizzazioni sindacali e datoriali, per sottoscrivere un protocollo di legalità molto importante. Quindi è un passaggio fondamentale per far sì che la repressione della concorrenza sleale e soprattutto evitare le infiltrazioni e criminalità organizzata possano avvenire. Grazie, grazie allora davvero di questo quadro a Daniel Taddei della Camera del Lavoro di Macerata, grazie ancora. Grazie a voi. E poi ci riaggiorniamo, insomma, come facciamo sempre quando ci sono delle novità. Noi siamo sempre qui. Grazie ancora. È un piacere. Grazie. Adesso cambiamo registro, parliamo di una buona notizia. Finalmente, al sesto anno dal sisma del 2016, sono ripartiti gli impianti di Frontignano di Ussita, un pezzo importante per l'economia montana. Vediamo il servizio. Pelle d'oca, dopo quasi 10 anni Frontignano era quello che ci meritavamo tutti. Speriamo anche che la regione, lo Stato tuteli queste situazioni, queste comunità montane, perché c'è molto, possiamo dare molto e io ci credo. E abbiamo dei monti bellissimi, facciamo rinascere le Marche, ragazzi, forza, che sono bellissime. Il territorio più bello che c'è. Sarebbe stato meglio con il canalone aperto, però meglio così, dai, vabbè, anzi che siamo ripartiti. Sì, sì. Ci sono cresciuta, vengo qua dall'età di 8 anni, sto con le lacrime di gioia. Erano stati chiusi per i danni del terremoto del 2016 gli impianti di risalita a Frontignano di Ussita e dopo i primi anni di stallo, i lavori, i collaudi, l'affidamento ai nuovi gestori, le seggiovie, almeno quelle delle saliere, sono tornate finalmente in movimento dopo più di 5 anni. Un impianto strategico non solo per Ussita ma anche per tutto l'Alto Nera, per far ripartire una porzione importante dell'economia montana. Il mio sorriso dice tutto, essere qui oggi e veder girare le seggiovie, vedere la gente che è tornata a godere delle nostre montagne è la soddisfazione, è la paga più grande che potesse esserci data, insomma, perché veramente abbiamo lavorato e siamo stati fortunati a trovare un gestore veramente appassionato e che crede come noi nella rinascita di Frontignano, e quindi che dire. Siamo felici. Avremmo voluto un po' di sole, ma anche la neve va bene perché significa che questa stagione non è finita, anzi. Quali altri progetti per Frontignano? È stato approvato il progetto definitivo della nuova partenza, cioè della vecchia partenza delle saliere, dove verrà tutto un centro funzionale e poi anche sopra un bellissimo locale. E questo sarà sicuramente il primo dei lavori che partirà. Poi avremo entro settembre, perché questi sono i tempi, la progettazione, l'appalto concorso per la nuova seggiovia che partirà da basso fino in alto, quindi finalmente avremo nuove piste, perché il canalone non sarà più mozzato a metà ma potremo goderne appieno. E poi ci saranno anche gli altri due rifugi, ci saranno nuovi attraversamenti pisti dal canalone alle saliere, quindi veramente tanti tanti progetti. Ma la cosa bella è che non sono sogni, sono progetti che potremo realizzare perché sono tutti finanziati, molti di essi già in fase avanzata di progettazione. Io ho sempre detto, se non c'è la squadra non si va da nessuna parte. Siamo stati fortunati, come dicevo, con i gestori, ma siamo anche fortunati perché
La regione ci è stata vicina, il commissario del governo con i fondi del PNRR Sisma ci è stato vicino. Quindi diciamo che se non avessimo avuto queste forze messe insieme non gliel'avremmo fatta, assolutamente. Però dopo 6 anni si riparte, questa è la cosa bella. È stato veramente un miracolo, frutto di tanto lavoro, di tutto il nostro staff, di tutta la nostra squadra e anche dell'appoggio dell'amministrazione comunale, con cui abbiamo fin da subito instaurato un ottimo rapporto di collaborazione e di cooperazione. I risultati già si sono visti, perché abbiamo aperto la stazione lunedì, eravamo già pronti a aprire lo scorso fine settimana, poi il meteo non era favorevole, quindi abbiamo slittato di qualche giorno, però ecco, la neve è arrivata, anche se non tantissima, però gli sciatori non mancano, c'è tanta voglia di tornare a sciare sulle piste di Frontignano e di far rivivere questa località. L'impianto non funzionerà solo in inverno con la neve, già il nome rinnovato della stazione, Frontignano 360, dà il senso di una fruizione ad ampio raggio anche in primavera e in estate. È uno sguardo a 360 gradi, infatti il nostro progetto gestionale non punterà solo all'inverno e alla neve, che rappresenta comunque una fetta importante di mercato, ma faremo lavorare la stazione un po' tutto l'anno. Infatti stiamo già programmando la stagione estiva, che partirà sicuramente ad aprile. Appena finirà la neve partiremo fin da subito con l'estate, con le aperture estive. Punteremo molto alle attività outdoor, alle biciclette, al trekking e a tutte le attività che si possono fare in montagna. Adesso ecco, siamo aperti con un 50% del comprensorio, è aperta solo le due seggiovie dell'area saliere. L'amministrazione comunale ha già avviato tutto l'iter progettuale per riprogettare appunto e ricostruire l'impianto del canalone, che dovrebbe avvenire diciamo in tempi abbastanza brevi, ecco, e con sé anche tutti i relativi rifugi della parte alta della stazione. Frontignano è la stazione dei marchigiani, compresa la mia, che sono uno sciatore, e vederla ritornare a vivere dopo 6 anni è sicuramente un'emozione, e ci impegneremo per fare del nostro meglio per poterla rilanciare. In questa fase così particolare, anche per gli eventi tragici che stanno avvenendo in Ucraina, che ci stanno sconvolgendo, per noi è comunque una fase di ripartenza, perché ci dimostra come dopo un periodo buio c'è sempre un'opportunità, e credo che è anche la forza per costruire insieme il prima possibile la risposta migliore ad una epoca, quella che stiamo vivendo, quella che insomma speriamo di lasciarci presto alle spalle, che è tra sisma, pandemia e oggi anche purtroppo una guerra che lambisce l'Europa, ha bisogno di veramente di tanta forza e tanta energia. Ma io sono convinto che uniti su progetti seri e concreti si può ritrovare e far ritrovare a questo territorio, alla nostra regione, una forte consapevolezza dei propri mezzi e anche tanta capacità di reazione appunto a tutti questi eventi avversi. Noi abbiamo avuto la possibilità di utilizzare diversi finanziamenti del Fondo Complementare Sisma, e nonostante che non tutti fossero di questo avviso, abbiamo voluto puntare nuovamente sul turismo della neve, dei sibillini della neve, ma anche grazie agli impianti che verranno riqualificati ad Ussita, a Bolognola, a Castel Sant'Angelo e a Sarnano, potremmo davvero avere un comprensorio che può rappresentare al meglio le Marche in tutto il sistema scioviario italiano. Quindi nell'Appennino è possibile ancora dare forza a questo asset del turismo marchigiano, che insieme a tante altre strade e tante altre attività può dare molte molte soddisfazioni. Da presidente dell'Unione Montana Marca di Camerino non posso essere che soddisfattissimo e fare i complimenti a Silvia per il lavoro che ha saputo portare a compimento. È il percorso che riguarda tutto un territorio, perché portare gente qui a Frontignano significa garantire quel bacino di utenza che stavamo aspettando ormai da troppo tempo. Ecco, questa inaugurazione non è più un simbolo, ma è una realtà per tutte quelle attività commerciali che resilienti hanno deciso di riaprire in questi territori. La dorsale, quindi quella che rappresenta da Pieve Torina fino qui a Ussita, è lo strumento per riuscire a ripartire e garantire quella redditività di cui abbiamo bisogno. Continuiamo su questa strada, c'è il palazzetto del ghiaccio da sistemare, ci sono altri. Noi adesso, entro maggio, lasciamo il comune per cominciare il palazzetto dello sport con la palestra, perciò ecco, in un giro di pochi chilometri riusciamo ad avere parecchie
attività sportive e attrazioni. Riprendiamo, diciamo, la salita verso Frontignano e sostenendone nei fine settimana, quando c'è più persone, anche con il trasporto pubblico. Lo facciamo storicamente perché c'è una vecchia linea che sale fino a Frontignano. In realtà in passato era solo l'estate, poi era stata stesa anche all'inverno con lo skibus, e adesso speriamo che sia una stagione molto lunga, sia quella estiva che quella invernale. Sono momenti fondamentali soprattutto per questi territori che vengono da situazioni drammatiche, dove la pandemia ha fatto seguito ai noti accadimenti sismici, tanto sarebbe bastato per giustificare la fine di questo territorio. Invece questo è un territorio, sono comunità resilienti che hanno saputo reagire, ma chiaramente ora dobbiamo aiutarle dandogli degli strumenti, delle opportunità di rilancio per poter proseguire su quella rigenerazione del tessuto sociale e economico di cui tanto ha bisogno questo territorio. Emozionato anche Gianfranco Tombini, storico titolare dell'hotel Felicita di Frontignano, danneggiato dalle scosse e che andrà ricostruito, si spera, nel giro di un paio d'anni. Nel frattempo però con la sua famiglia Gianfranco era ripartito con un furgoncino e dall'anno scorso lavora in una piccola struttura proprio vicino agli impianti di risalita. Una giornata di grande ricordo e di speranza, perché sono 5 anni che gli impianti sono chiusi e aspettavamo solamente la riapertura degli impianti, che è una cosa essenziale, indispensabile, e un ritorno del grande turismo di Usida di sci e mountain bike. L'emozione c'è stata, aspettavamo con ansia, però adesso dobbiamo aspettare pure con ansia un po' più neve, perché è poca. Sono proprietario dell'Hotel Felicita, speriamo quest'anno di iniziare. E qui abbiamo delocalizzato perché era 4 anni che a Frontignano non si prendeva nemmeno un caffè, e io, preso da uno sconforto, sono riuscito a fare questo locale per fare turismo, per riportare il turismo, perché altrimenti né un panino né un caffè potevi riprendere a Frontignano. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco. Ritorniamo in onda con Sibilla, le voci della ricostruzione. Allora ci colleghiamo con due amici effettivamente della nostra trasmissione che abbiamo coinvolto diverse volte. Allora con Paolo Piacentini, presidente onorario di Federtrek, un grande esperto di cammini, consigliere del Ministero della Cultura per i cammini e gli itinerari culturali. Allora bentornato a Sibilla, le voci della ricostruzione, Paolo. Grazie a voi, ben rivisti. Grazie, salutiamo Maurizio Serafini, curatore del Cammino Francescano della Marca, guida escursionistica e ambientale. Allora, si fa fatica effettivamente in questa fase a immaginare il futuro, e diciamo viviamo in un momento di grandi sconvolgimenti, veniamo da 2 anni di pandemia, c'è una guerra alle porte dell'Europa, purtroppo tante persone in fuga, tanta sofferenza, tante difficoltà, impatti economici anche molto importanti anche per il nostro territorio. Ovviamente c'è il sisma del 2016, siamo al 6° anno, ricostruzione appena avviata, tante cose ancora da fare e il rischio che ci possa essere anche un rallentamento in questo diciamo scenario complessivo, e quindi l'impatto economico, il caro energia, tutti purtroppo i problemi di cui parliamo giornalmente. Si fa fatica a immaginare il futuro, ma se parliamo di cammini sappiamo che questi sono stati uno strumento straordinario proprio, diciamo, nell'immediato post-sisma. Diciamo, le strade, le vie, i sentieri che sono stati percorsi sono stati un modo per avvicinare e conoscere quei territori, insomma, così tristemente feriti.
Ovviamente è arrivata poi la pandemia che ha mostrato ancora di più la valenza di questo tipo di attività, di questo approccio lento e in qualche modo anche sensibile in un'area salubre e quindi con tanto spazio ovviamente che sicuramente consente di mantenere le cosiddette distanze di sicurezza. Dicevamo, si fa fatica a immaginare il futuro, però sappiamo che se ne sono accorti in tanti che i cammini possono essere davvero una chiave di volta anche per diciamo l'economia e la promozione di questi territori piacentini. Sì, intanto grazie sempre alla vostra attenzione, ma la crescita devo dire che continua ad esserci l'attenzione ed effettivamente come tu hai detto insomma il periodo è davvero, davvero drammatico, è difficile pensare al futuro, a volte veramente io penso a mia figlia, insomma vabbè comunque cerco di essere sempre ottimista, però devo dire che l'attenzione continua ad esserci e una delle ultime notizie che in qualche modo concretizza questa attenzione è che addirittura la cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede quella diciamo relativa poi ai fondi diciamo accessori in qualche modo rispetto ai finanziamenti per l'area del sisma, e prevede proprio un finanziamento ad hoc per la promozione dei cammini con un risvolto di valorizzazione culturale. Ci sono degli elementi su cui si sta già ragionando, sono state tirate fuori delle linee guida che tra l'altro ho avuto modo di vedere, insomma mi è stato chiesto anche un consiglio che mi sembra abbastanza buone, perché si parla di manutenzione, si parla di attenzione appunto ai valori anche architettonici, ovviamente che facciano seguito poi a una ricostruzione effettiva anche di questo aspetto, no? L'aspetto monumentale di cui i territori sono ricchissimi. Ad esempio la regione Umbria sta puntando molto su una greenway che collega poi Cornette, vari cammini, anche un cammino di San Benedetto che si riconnette a quello principale di Norcia, ma passando per Sant'Eutizio ad esempio, che è un luogo importantissimo dove anche il Ministero della Cultura ha messo un investimento importante attraverso insomma anche il commissario straordinario. E quindi devo dire che questa attenzione quindi continua ad esserci, come diciamo sempre con Maurizio, anche sui borghi per esempio il bando borghi che prevede due misure, una la misura A che è quella di 20 milioni di euro su cui le regioni debbono scegliere un solo luogo e la regione Marche credo ancora non abbia scelto, insomma alcuni diciamo che con Maurizio sono un po' preoccupati su alcuni luoghi, vediamo bene, però ecco c'è per esempio la misura B che è molto interessante perché è una misura dove sono un importo minore e possono partecipare a bando vari comuni. Io so che le Marche, i comuni insomma hanno presentato anche dei buoni progetti e ci sono dentro anche i cammini, cioè anche una delle linee diciamo nazionali che fa parte di questa diciamo rigenerazione culturale dei borghi è anche quella di favorire il turismo lento proprio nelle aree interne, quindi nei piccoli centri. E adesso il problema chiaramente che c'è alla base di questa forma di turismo lento, ce lo siamo detti tante volte, è che l'Italia è cresciuta molto dal 2016 quando ci fu l'anno dei cammini, c'è una rete incredibile di cammini, Maurizio è uno dei promotori più bravi, più efficaci, più creativi, e però c'è il problema che non c'è ancora una cultura matura rispetto a quelle che sono le effettive necessità del camminatore, del viandante del terzo millennio, no? Che di solito è un viandante molto attento anche ai social, molto diciamo preparato dal punto di vista anche culturale. Molte sono le donne che viaggiano anche da sole, però il problema è che il discorso è che invece però non hanno bisogno di grandi diciamo infrastrutture, no? Hanno bisogno di un cammino che dà esperienza, che gli permette oggi più che mai di riconnettersi con la propria dimensione spirituale, di conoscere il territorio, di viverlo a fondo, di avere un contatto con la natura, con l'aria aperta, farlo lentamente, però allo stesso tempo appunto non hanno bisogno di grandi investimenti, ma di investimenti oculati, precisi, che ne so, c'è bisogno di un ostello, ma davvero, perché quello ostello è fondamentale per un pezzo di percorso che altrimenti non c'è la possibilità di pernottare, allora lì si investe, si fa,
si ristruttura un vecchio edificio, cioè, quindi ha bisogno di fondi molto molto mirati, molto su questo progetto vi dicevo della cabina di regia, la Regione Marche ha una percentuale che è quella relativa alla, diciamo, alla ripartizione dei fondi anche per l'area del sisma, quindi ha un'ottima percentuale. Ci sono vari cammini anche importanti, c'è il cammino Francescano della Marca, c'è quello appunto che ha ideato Maurizio con Luciano, poi c'è anche il cammino dei Cappuccini, quello di Frate Sergio, sono 400 chilometri, però ecco, quello che è importante è che poi quando si va a mettere a terra questo finanziamento, si mettono a terra queste risorse, che si faccia in modo che ci sia un coinvolgimento forte delle comunità locali, perché questo è uno dei problemi importanti, no? Cioè, le comunità locali, se sono partecipi di quel progetto, come abbiamo fatto col cammino Mentre Mutate, sta avendo un grande successo, noi abbiamo fatto un lavoro collettivo e siamo riusciti a mettere in piedi un rapporto col territorio che sta facendo crescere, no, anche chi vuole mettere in piedi il piccolo B&B, ma insomma deve essere una risposta molto corale. Se io cammino, arrivo a Camerino, adesso Camerino forse è troppo grande, arrivo a un piccolo centro e mi sento accolto perché la gente sa che quel camminatore è uno che sta andando attraversando la propria cittadina, il proprio borgo, perché sta facendo il cammino Terremutato, sta facendo il cammino Francescano e conosce le esigenze del camminatore. Magari queste esigenze possono essere addirittura, come si dice, trasmesse con un'opera anche di comunicazione, di sensibilizzazione, anche al pizzaiolo, alla farmacia, al tabaccaio. Cioè, è bello se il cammino viene vissuto in toto dalla comunità, allora lì si ha il successo del cammino. Purtroppo sono esperienze invece, magari i finanziamenti avuti in modo abbastanza importante su cammini che poi non hanno funzionato. Il cammino ad esempio di Maurizio, esatto, il cammino di Marca non ha avuto fino ad ora nessun finanziamento, sta funzionando lo stesso, come ad esempio il cammino di San Benedetto. Stamattina una mia amica sta scrivendo un libro, mi ha fatto una piccola intervista un po' su quello che è il valore del cammino per me, un po' una cronistoria e tutto. E allora gli ho detto, se vi diamo l'esempio della Via degli Dei e del Cammino di San Benedetto da Norcia a Montecassino, che sono due di quelli che stanno un po' al centro dell'attenzione, che sono cresciuti di più negli ultimi anni, non hanno avuto finanziamenti pubblici fino ad ora. Adesso stanno arrivando i finanziamenti, è giusto che arrivino, ma devono arrivare mirati per risolvere davvero quello che è, diciamo, il problema. Approfitto per dire che il 3 aprile a Fabriano ci sarà anche Maurizio, con l'associazione Università del Camminare stiamo organizzando, io modererò, diciamo, un incontro, proprio un incontro sui cammini tra Marche e Umbria. Interessante. Il 3 aprile. Vado da Maurizio Serafini, quindi questo cammino francescano della Marca ce lo racconta un po'? Ma il cammino francescano della Marca nasce esattamente sporcandosi gli scarponi. I cammini a volte nascono esattamente da chi cammina e qualche volta nasce dentro gli uffici. Il nostro, nel caso specifico, come ha già detto Paolo, nasce da amici appassionati che cercavano di ritrovare non solo le tracce, ma lo spirito francescano che fece capolino in queste zone intorno al 1215. Quindi, diciamo, per celebrare quell'ottocentenario del passaggio di San Francesco che da Assisi si volse verso Ascoli Piceno, con degli amici musicisti, perché poi Francesco amava la musica, amava la letteratura, quindi musicisti, letterati, cartografi, eccetera, abbiamo cominciato a lavorare su questo cammino, cercando di portare esattamente quell'umanesimo nuovo, bello, che poi da anni sta frequentando il cammino di Santiago di Compostela, che è un umanesimo che ci riporta all'essenza delle cose, che è un po' la rivoluzione del cammino, quella che aveva in un qualche modo fatto già San Francesco, sperimentato San Francesco in questi territori. Cioè la rivoluzione del cammino è quella che ti collega prima di tutto con un senso armonico della natura, fai parte di quell'armonia che la natura ti regala quando tu attraversi a piedi e percepisci quella natura così fortemente, e quindi meno tecnologizzata, meno meccanizzata, e quindi una natura che entra nella tua pelle diversamente e tu ne fai parte, ne senti che anche tu in quell'armonia non vuoi
interrompere quell'armonia, non vuoi essere elemento di disturbo. Ecco perché il discorso di Paolo è fondamentale. I cammini esistono da sempre, quella natura che ci circonda quando camminiamo e che ammiriamo e che apprezziamo esiste da sempre. Ora si tratta di intervenire in maniera che quello spirito, quel modo di attraversare quella natura, quei cammini, quei boschi non vengano artefatti, non vengano manipolati dall'uomo. Quindi allora cosa succede? Che per assurdo i cammini che stanno funzionando di più sono quelli in cui finora l'uomo è intervenuto di meno. Ah, ecco. Ecco, per farti capire, ora arriveranno questi soldi, arriveranno sì. Anche sul cammino francescano della Marca, che è questo tratto che percorre esattamente da Assisi ad Ascoli, sono 170 chilometri che noi consigliamo di fare in 8 giorni, e poi dopo ovviamente se lo si fa in bicicletta ci vuole di meno, se sei veloce ci vuole di meno, se sei lento ci vuole di più, però in linea di massima in media sono 8 giorni. Ebbene, la nostra preoccupazione è che questi soldi, ecco, vengano spesi per non solo per migliorare la qualità dell'accoglienza, perché questo è importante, soprattutto per non inficiare sulla qualità della natura del percorso, perché sta in questo momento chi lo percorre può benissimo intuire, sentire e capire la grandezza e la bellezza di un ambiente ancora abbastanza intatto in cui ci si muove. L'accoglienza povera è importante, no? Perché la fortuna di Santiago de Compostela è stata proprio quella, che i comuni hanno investito in ostelli, in un'accoglienza povera che con pochi soldi si riesce ovviamente ad essere accolti da strutture. Da noi in Italia questa cosa è un po' più a rilento, perché si è pensato che questi cammini dovevano sopperire a delle politiche carenti dal punto di vista, diciamo, di avviamento dell'economia dell'interno, dell'entroterra, e quindi si è pensato che i cammini dovessero sopperire a una mancanza di strategia economica che parte in realtà da una politica del dopoguerra. Quindi i cammini possono dare una mano, possono aiutare, ma non è che si può dipendere da questo passaggio turistico il rilancio dell'entroterra, ovviamente. Però sta di fatto, ecco, che sicuramente può essere l'occasione per per ragionare che il rilancio delle zone, soprattutto post-sismiche, possano essere legate a un recupero di ecocompatibilità, come è rappresentato da questa essenza dei cammini. Il cammino è esattamente il modo più sano e meno invasivo di turismo che potrebbe avere un entroterra. E quindi, ecco, perché non partire da quell'idea che il cammino ha prodotto, produce, ovvero gente consapevole, gente rispettosa di un ambiente, gente anche, è un umanesimo bello, come dicevo prima, che è un umanesimo che è abituato, colto, attento, sensibile ai temi dell'ambiente, e che esattamente cerca un rapporto essenziale con l'ambiente. Quindi partiamo da questa gente che sono magari i pionieri, i primi che rientrano in questi territori, che sono i camminanti, e poi facciamo tesoro e non pensiamo, ecco, di costruire, ricostruire l'entroterra come se fosse una Rimini o una Civitanova o una qualsiasi località turistica balneare della costa. Cioè, e c'è un'altra vocazione, rispettiamo quella vocazione. Processo culturale che, come diceva anche Maurizio, la politica arriva sempre un po' tardi, no? Speriamo che piano piano le future generazioni, anche legati alla crisi climatica, all'idea di riconnettersi con la profonda bellezza della natura, magari maturano questa esperienza. Ma vi faccio un esempio. Allora, nel Mugello c'è un cammino meraviglioso che è il Sentiero d'Italia, che passa nei crinali, e c'è il cammino di Dante, c'è uno dei luoghi di Dante più belli, più importanti, più evocati, no? L'Acqua Cheta, c'è un cammino dedicato a Don Milani. In quel contesto così bello, meraviglioso, ma anche fragile, i Lorena nel 700 non avrebbero fatto tagliare nemmeno un albero. Adesso ci vogliono fare un impianto eolico con le pale alte 140 metri. La sovrintendenza si è opposta, per fortuna il ministero ha anche appoggiato questa cosa. Non si sa ancora come andrà a finire, perché adesso con la guerra le fonti rinnovabili, no? Esatto. Si devono mettere in ogni luogo,
però senza risparmiare energia, capito? Cioè risparmio non se ne parla, ma insomma, allora questo per dire che gli stessi che sono contenti, gli stessi sindaci, alcuni sono opposti ovviamente, appunto anche la sovrintendenza, il sindaco, gli stessi sindaci che magari parlano, si riempiono la bocca oggi di questo valore del paesaggio, del cammino, poi vanno a fare, a provare questa roba. Il turismo, cioè chi vive l'esperienza di un cammino ne rimane segnato per tutta la vita. Cioè per me, se io mi faccio un cammino di una settimana, l'ho fatto per tutta la vita, ma ogni volta è come se lo facessi per la prima volta, perché vivo un'esperienza profonda, un'esperienza. Io stamattina ho fatto una camminata da Pesa a Pesa, mi sono fatto 15 km di ritorno, e questa luce meravigliosa ti ritempra, non, cioè sono cose empiriche, non ci sarebbe manco bisogno di avere gli studi che supportano, credo. Quindi insomma, la speranza credo che sì, è quella di creare, fare in modo che i cammini escano fuori da questo limbo della dimensione solo turistica, ma che diventino invece un modo per aiutare anche le popolazioni locali, soprattutto gli abitanti del luogo, a stare meglio noi nel rapporto col territorio, perché se tu vivi meglio il tuo territorio, lo conosci meglio, lo ami, ma tu diventi un promotore turistico a 360 gradi, lo sai come cittadino, non so come dire, perché se tu stai bene, accogli anche meglio, accogli in modo consapevole. Questa è la chiave di volta. Benissimo, davvero grazie mille a Paolo Piacentini e a Maurizio Serafini, e ovviamente buon cammino a voi e a tutti coloro che si metteranno in marcia ovviamente nei prossimi giorni. Grazie ancora. Grazie. Ed ora chiudiamo con la chiesa della Madonna del Sole a Capodacqua di Arquata del Tronto. È stato presentato il progetto di restauro da parte del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Il servizio di Laura Meda, e poi ci salutiamo e ci ritroviamo giovedì prossimo ancora con Sibilla, le voci della ricostruzione. Arrivederci. Oggi a Capodacqua ci sono solo silenzio, macerie e neve. In quella terra un tempo crocevia di tre regioni e punto di passaggio per molti visitatori, ora si sente solo il rumore dei passi, dei pochi che si avventurano fin lassù. Sono i passi di Angelo, di Sabrina, di Luigi, di Bernardina e di molti altri, i residenti di Capodacqua che sfidano la zona rossa per andare al tempietto, come lo chiamano loro, l'oratorio della Madonna del Sole danneggiato dal sisma del 2016. Noi vogliamo tornare a Capodacqua intorno al tempietto ottagonale, e pur essendo gran parte del nostro territorio in zona rossa, noi ci siamo tutti i giorni a Capodacqua contravvenendo a quelle che sono le leggi, lo dico tranquillamente, perché non abbiamo mai abbandonato né noi né nessun altro, non ha mai abbandonato Capodacqua con la neve, con le intemperie. Dopo sei anni si incominciano a perdere quelle che sono le speranze, insomma, siamo sempre stati resilienti, quindi ci sono delle persone di noi che vanno lì quasi tutti i giorni, pur non essendoci niente. Però adesso se non si incomincia a perdere un po' quello che è la fiducia, quello che poi ci fa andare avanti, ecco questo. È un conto è decidere di cambiare vita, un conto è essere sradicati e dall'oggi al domani abbandonare le proprie case, le proprie abitudini, i propri paesaggi, scenari. Non è una scelta, il cuore è a Capodacqua e spero di tornare presto a Capodacqua. Il terremoto li ha costretti ad andarsene, ma solo fisicamente. Il loro cuore, da quelle montagne innevate, da quelle casette incastonate tra le valli marchigiane, non se n'è mai andato e ora lì vuole tornare, ripartendo proprio da quel tempietto. Una chiesa del XVI secolo dalla forma ottagonale, attribuita a Cola della Matrice, all'interno un ciclo di affreschi del Cinquecento dedicati alla Vergine, unica da un punto di vista artistico, ma unica soprattutto per ciò che rappresenta per i suoi abitanti. Era un punto di riferimento per tutto il paese, era un qualcosa che ci unisce e ci univa da tutti, quindi
è proprio veramente necessario che questo risorga e riveda la luce. Danneggiata dalla prima scossa del 2016, la chiesa è stata salvata grazie all'intervento immediato del FAI che, mettendola subito in sicurezza, ha evitato il peggio. Insieme a Sovrintendenza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile si è cominciato a proteggere il monumento. E questo ha permesso di resistere alla seconda scossa di ottobre, pur essendoci stato comunque il crollo del campanile a vela che c'era. Ed è cominciata poi, sempre in grande collaborazione con il Comune e con le sovrintendenze, il progetto vero e proprio di restauro, dopo una serie di indagini tecniche e diagnostiche, per riproporre un progetto di ricostruzione che riporti il monumento nel cuore delle persone, che il luogo della memoria ritorni a essere significativo. L'importo totale dei lavori è di oltre 870.000 euro, una somma importante a cui si è arrivati grazie al contributo del FAI, che ha organizzato fin da subito una raccolta fondi raccogliendo ben 380.000 euro. Il resto arriva dal Ministero della Cultura. Abbiamo aperto nel 2016 il paesino di Arquata, nelle giornate FAI di primavera. Abbiamo raccontato cittadini e FAI insieme questi paesaggi, e poi all'indomani del sisma c'è stato immediatamente l'intervento del FAI, perché avevamo a cuore questa zona in modo particolare, e la discrepanza, la differenza tra i giorni di primavera, della festa di primavera del FAI ad Arquata, e le immagini dopo il sisma sono state terrificanti. Quindi è chiaro che la Madonna del Sole è un simbolo, è diventata un simbolo della ripartenza. C'è dietro la Madonna del Sole la speranza che tutti quei paesini e quelle frazioni possano risorgere. L'accelerazione data dal commissario Legnini è fondamentale. Il tempo passa, quindi dobbiamo cercare di capire, di comprendere che bisogna far presto, perché altrimenti si desertifica il tutto. È un impegno di civiltà, è un impegno di fratellanza, è un impegno di comunione di valori che lega tutti noi italiani verso il proprio passato. E quando qualcuno ha una perdita, è ovvio che tutti quanti dobbiamo stringerci intorno a chi l'ha avuta, e quindi il FAI ha fatto la sua parte assieme alle istituzioni pubbliche. Verrà ricostruito anche il campanile caduto in seguito alla seconda scossa del 2016, quella di ottobre. Sarà realizzato attraverso una struttura metallica che verrà poi intonacata e peserà 8 volte meno dell'originale, ma la forma sarà esattamente la stessa. Un simbolo che dunque tornerà a vivere, ma soprattutto che riporterà la vita in tutto il territorio. Con la partenza della ristrutturazione dell'oratorio della Madonna del Sole si dà un segnale veramente che possiamo finalmente uscire da un periodo buio che è partito con il terremoto, è continuato con la pandemia, e poi questo nome proprio Madonna del Sole ci riporta come simbolo alla rinascita, alla luce. Quindi finalmente questo territorio, con questa ripartenza e questi lavori, ritrova la luce. Stazione Capodacqua al centro, al confine con la Lazio e con l'Umbria. Un crocevia per la strada che va a Norcia, per Forca Canapine, che è una stazione sciistica molto importante. Quindi per noi, di partire dal Tempietto, che sarà cultura, storia, religione, tradizione, è importante anche per rilanciare i piani attuativi per tutta quanta la frazione. E in questi giorni sono stati incontri importanti che ci porteranno, spero nel breve tempo, ma io mi auguro nell'arco di un mese, non di più, perché veramente siamo scocciati, scusatemi questa parola, di aspettare, a adottare un piano che permetterà finalmente, attorno al Tempietto, quindi la frazione di Capodacqua, di partire con la progettazione dei sottoservizi e di dare speranza a tutti gli abitanti che vogliono tornare a vivere qui, perché veramente lì a Capodacqua c'erano 50 residenti, ma il venerdì, il sabato, la domenica e tutte le strade si arrivava anche a 600-700 persone, perché la gente è radicata e vuole comunque tornare a vivere dove i propri genitori hanno sofferto tanto e hanno creato un futuro per le nostre generazioni. Quindi si riparte a Capodacqua, si riparte anche nelle altre frazioni. A che punto siamo con questi piani? Quando partiremo però sul serio? Noi abbiamo fatto tutti gli incontri con le frazioni, con l'associazione proprietaria. Adesso a breve faremo proprio l'incontro definitivo, dove presenteremo questo piano, lo adotteremo, poi sarà l'iter per approvare. Però nel frattempo, una volta adottato, si può partire con le ordinanze speciali. Questo permetterà ai pianificatori, ma soprattutto ai progettisti, di progettare, come dicevo, i sottoservizi, acqua, luce e gas. E quindi, specialmente la frazione Capodacqua, attorno al Tempietto, che finalmente rivedrà il restauro e la ricostruzione,
si partirà con questi sottoservizi e credo che anche tante persone che si stanno scoraggiando, che non vedono niente, possano incominciare ad avere speranza per il futuro. Non è stato semplice arrivare a questo punto, lunghissimi tempi di attesa, come hanno sottolineato anche gli stessi responsabili del FAI, ma a volte, spiega il soprintendente Iannelli, questi tempi lunghi hanno una ragione e adesso, comunque, è arrivato il momento in cui dare sul serio un'accelerata alla ricostruzione, soprattutto a quella pubblica. Indubbiamente i tempi sono lunghi. Non tutto il tempo è un tempo sprecato, alcuni tempi sono necessari, parlo dei tempi per ripristinare le condizioni per poter ricostruire, perché ci sono anche condizioni in cui non è possibile nemmeno avvicinarsi. Poi ci sono dei tempi di progettazione, perché la ricostruzione, a parte quella, come dire, che può essere ricondotta a una semplice riparazione, merita una sua progettazione, una progettualità che è spesso complessa. Certo, va fatta velocemente, ma va fatta anche in qualità, perché poi, siccome parliamo di posti meravigliosi e di borghi ricchi di valori identitari, se la ricostruzione, se prima la progettazione e poi l'intervento non hanno quel giusto livello e quella giusta attenzione a questi valori, è perfettamente, come dire, un fallimento, perché non solo c'è voluto tempo, ma quello che poi è il risultato finale non è quello che riconosciamo come i nostri luoghi e i luoghi in cui si vuole ritornare a vivere. A che punto siamo nel centro Italia e nelle Marche? Ma direi che in questo momento è un momento in cui veramente si può iniziare a capire la ricostruzione a che punto è, perché a parte tutto quello che è stato necessario fare per terminare la fase di emergenza, che pure è stata una fase molto lunga, adesso finalmente iniziano ad esserci strumenti, volontà e tempi molto più rapidi e quindi possiamo dire che sta ripartendo la vera ricostruzione. Infortunatamente quella privata è andata più avanti, come è giusto e normale che sia, perché è un po' più semplice e più immediata. Quella pubblica sta seguendo e ovviamente in molti ambiti, specialmente in quelli più complessi, purtroppo è necessario propedeuticamente ripianificare questa ricostruzione. Quindi non è solo una ricostruzione, ma è anche una ripianificazione sia dei borghi e sia del contesto paesaggistico in cui si trovano. Cinque anni che per noi è sempre 24 agosto. Me lo ricordo come se fosse ieri. Dalla doppia zona rossa, terremoto e pandemia. E ci sono le gru, ci sono i cantieri. Se si potrà dire che qui si può vivere e lavorare in edifici moderni, efficienti, sostenibili, connessi, la possibilità che qualcuno torni è una possibilità elevata. Il luogo dove abbiamo lasciato il nostro cuore e dove vogliamo tornare assolutamente.